Ciao, sono Alessandra e benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlo di un libro che mi è stato gentilmente inviato da un autore e si chiama Alla ricerca dell'isola perduta di Stefano Giannotti. Dalla copertina potrebbe sembrare un libro di avventure, ma è molto di più di questo. Allora, iniziamo con la trama. E ci viene presentato il protagonista, che si chiama Andrea Neri, ed è un uomo che si avvicina lentamente all'età di 60 anni e quindi decide di voler fare un viaggio a Cracovia per ammirare la Dama con l'Ermellino di Da Vinci, perché desiderava molto vederlo, è da tanto tempo che voleva vederlo. Il giorno della partenza però succede che per andare all'aeroporto decide di fermarsi in una stazione di servizio. In questa stazione di servizio gli verrà dato una botta in testa e scopre che gli avevano rubato i documenti e i biglietti aerei, però ha ancora delle banconote perché lui ingegnoso le ha nascoste nelle mutande. Sì, è una cosa ingegnosa da fare. E decide di andare in un bar e nel bar sentirà al telegiornale che è stato praticamente è stato trovato l'auto di Andrea Neri e il corpo, cioè che Andrea Neri appunto è morto. E quindi lui non, però il vero Andrea Neri deciderà di non voler dire niente a nessuno e farà come Mattia Pascal, cioè farà finta, si fingerà morto per vivere una, diciamo, nuova vita. In questo bar incontrerà un venditore di accendini che si chiama Bico. Diciamo che è molto interessante la loro conversazione, soprattutto quando Andrea dice praticamente che tutti noi siamo dei granelli di zucchero. Secondo lui, adesso perché è alla sua esperienza personale, lui si vede come un granellino di zucchero rinchiuso in una comunità, perché praticamente dice che a nessuno interessa, per adesso, alla sua identità personale, soprattutto alla sua identità personale, ai suoi dubbi, alle sue paure. Scusatemi un attimo, metto un attimo in pausa. E praticamente dice che per adesso nessuno, soprattutto perché ha perso la sua identità personale, ormai, cioè, non ha più la carta d'identità e i suoi documenti. Adesso come adesso, secondo lui, nessuno è interessato alla sua identità personale, ai suoi dubbi, alle sue paure, al mutuo da pagare. Quindi parlerà di un libro che io ancora non ho letto, mi dispiace perché non l'ho letto, che dovevo assolutamente leggere. Cita questo libro mi cita un sacco di cose bellissime, tipo, ma perché non ne ho letti questi altri libri? Perché Bico praticamente, no, Bico, gli parla di una storia e, diciamo, lui dice, Andrea Neri gli dice, è degna del Mille e una Notte, quello. Perché praticamente in questo libro dovete capire che ci sono un sacco di informazioni, cose che io adoro, perché io trovare le informazioni,
altre cose che io non so, poi me le vado a guardare in internet cosa significano o cosa sono, perché io adoro questo libro. Allora, andiamo avanti. Praticamente deciderà di andare a Marsiglia e quindi chiederà un camionista di dargli un passaggio. E lo fa. Scusate, ho posato un attimo il libro. Praticamente arriverà alla stazione, si siederà, cioè troverà una cabina nel treno. Prenderà il biglietto. Okay. Ah no, ma c'è una scena magnifica. Prima. Mi vado avanti e indietro, va bene? Praticamente, se non mi sbaglio, lui deve andare a prendere i biglietti per andare a Marsiglia. E c'è questo uomo poi che gli dice: io sono nessuno, sono uno, nessuno è 100.000. Adoro. Ok, adesso basta perché io adoro Pirandello, anche se ho letto solo un racconto, no, era un atto teatrale, se non mi sbaglio. Siamo nel treno. Nel treno incontrerà un uomo che è un migrante e si chiama El Ishaki, se non sbaglio. Se non sbaglio la pronuncia, perché ce l'ho scritta da tutte le parti quei nomi. E praticamente gli dirà che si è seduto vicino ad Andrea perché se si sedeva vicino a un uomo con una valigia l'avrebbe guardato con disprezzo per timore che naturalmente potesse rubare qualcosa. Diciamo che poi El Shaki decide di voler raccontare delle storie storie, leggende ad Andrea Neri, mentre così per aiutarlo cioè per aiutarlo ad addormentarsi così. C'è troppa roba in questo libro che adoro. Ok, e arriviamo a Marsiglia. A Marsiglia percorrerà delle vie fantastiche. Io non ci sono mai stata, quindi in realtà non sono mai stata fuori dall'Italia, praticamente. Comunque ce ne sono delle vie pazzesche. Poi ci sono le citazioni pazzesche in questo libro, tipo, vi leggo questa che dice: le persone che hanno il mare dentro si riconoscono fra loro, conoscono bene quel guizzo nello sguardo che possiede solo chi non è con chi con esso ci è cresciuto, quel modo unico di osservarlo e trovarci all'interno tutti i propri ricordi. Cioè, è magnifico. Allora, siamo arrivati a Parigi. Sì, a Parigi, a Marsiglia. Gli sarà venuta fame? Sì, gli è venuta fame e incontra un signore che si chiama. E fa una passeggiata per queste vie. Gli è venuta fame, quindi decide di andare. Decide di voler. Non so se. Non so neanche come fa. Se riesco a trovarlo, magari. Un sacco, dopo ve ne dico alcune di citazioni. Allora, incontra prima questo scrittore che
che io non conosco, però devo recuperare, che si chiama Jean-Claude Itzon, e non lo trovo più. Beh, incontrerà Jean-Claude Itzon o qualcuno che gli assomiglia, perché e praticamente gli consiglia, se non sbaglio, gli consiglierà dove andare a mangiare, praticamente ce la faccio senza dire praticamente, e andrà, non so se ci sono, mo dico una stupidaggine, forse colline, non so se sono colline, ma va più in sud di della città di Marsiglia, e va in un ristorante. E qua trovo sempre un altro personaggio che somiglia a Belmondo. Non so, è fantastico. Che poi inizia a parlare anche dei film di Come colazione da Tiffany, quindi è fantastico. Riuscirà ad arrivare al punto. Quando parlerà con Jean-Paul Belmondo e arriverà che Belmondo gli dirà: tu devi andare devi andare, gli consiglia di andare a trovare il capitano Ahab, giusto, appunto, mettiamoci tutto, tutte le cose che vuole leggere ad Alessandra, perché questo è il libro per me, l'hanno scritto per me questo libro. Quindi, dopo aver finito la cena, andrà nel porto a cercare il capitano Ahab. Ma chi incontra? Incontra un signore con un bastone, lo sa, una stampella, non mi ricordo. Penso un bastone. Chi sarà? Si chiama Gregory. Ma chi sarà mai? Chi sarà mai questo Gregory? Chi vi ricorda? Momento di suspense. E chi è? O potrebbe assomigliare? Sembra un gioco degli specchi questo. Adesso se riesco a trovarlo. Ah, Gregory, Greg, scusate. Io mi ricordo che si chiamasse Gregory, però va bene. Greg. Potrebbe assomigliare a un personaggio di una serie TV. Sì? Dr. House. Allora, trova il capitano Ahab. Un simile capitano Ahab. Perché gli hanno dato questo nome, però lui non è che sia, cioè la sua gamba sia stata veramente mangiata da una balena. Il capitano Ahab deciderà di accettarlo nella sua nave, nel suo equipaggio, e quindi di portarlo a questa isola perduta, scusate, mi viene mal di gola. E praticamente il succo della questione è che questa isola perduta, credo che l'autore voglia intendere che ognuno di noi debba fare prima o poi un viaggio in se stesso, perché con questo libro io ho trovato anche, non lo so, penso che chiunque legga questo libro trovi un pezzo di sé. Oltre che ci stanno delle citazioni bellissime, perché prima perché ho chiesto prima scusate, all'autore di mandarmi un PDF, quindi tipo ho quasi sottolineato tutto, perché è veramente bello questo libro. Poi ci sono delle citazioni, ma anche dei rimandi a delle persone, come abbiamo detto, Itzo,
che io non ho ancora letto, ma dovrò leggere assolutamente. O Acab, e quindi a Melville, e quindi a Moby Dick, ma ce ne sono anche di Borges, che non è Borges ma è Borges, che piace soprattutto all'autore. Io l'ho solo sentito nominare, però non ho ancora letto. Jean-Louis Borges, non è Borges, Borg. Borges. Borg. Ok, finisco. E molte, non ho non so come esprimerlo, perché l'ho trovato bellissimo, innovativo, soprattutto il finale. E lo adoro. Penso che sia il libro, cioè è al primo posto nella mia lista dei libri di quest'anno che ho preferito, perché è veramente, veramente bello. Forse perché io non ho mai studiato filosofia. Penso, diciamo che è molto filosofico. Forse non avrò capito alcuni punti, ma anche se è molto filosofico, è rimasto, cioè, qualcosa è rimasto, perché è bellissimo. L'ho adorato veramente tanto, ve lo consiglio tantissimo, ve lo consiglio. Ah, vi volevo solo dire che la copertina è splendida. Poi a me sembrava, pensavo che fosse come quelle normali, però è fatta, avete presente le edizioni della Neri Pozza? Esatto, è fatta così. Cioè, è bellissima. Non è a... No, questo è il cartoncino, sì, ma gli altri... Non so come dirlo. Va bene. Però va bene così. Comunque, naturalmente, dopo che ho detto che è nei primis dei primis della mia lista, cioè dei libri preferiti dell'anno, cioè, naturalmente ho dato 5 stelle. E volevo dire una cosa all'autore, che so che aveva scritto, cioè non so se era riferito a qualcosa che avesse ancora scritto lui, perché questa, se non sbaglio, è il primo libro che scrive. Non so se era, cioè, era una sua domanda o per qualcun altro, che aveva messo su Instagram se aveva senso scrivere delle poesie. Scusate, se aveva senso scrivere delle poesie e solo 10 persone che le leggessero. Secondo me ha senso, secondo me ha tutto senso. Penso che dal prossimo anno veramente darà più opportunità ai libri di case editrici non poco conosciute, anche spero che altri autori, anche solo col PDF, mi va bene lo stesso, mi possano dare la possibilità di recensire i loro libri, perché alcuni sono meravigliosi più di altri di case editrici molto più conosciute, diciamoci la verità. E dico che non bisogna sottovalutare le case editrici e gli autori che pubblicano il loro libro con case editrici meno conosciute, perché questa è una perla. Io adoro questo libro e adoro la scrittura di quest'autore. Detto questo, aspetto in un prossimo video. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!